Mi è sembrata una squadra poco cattiva quella di questa sera, sei d'accordo? Intanto cominciamo così. Sì, sono d'accordo, penso che dopo aver fatto comunque oggettivamente non una bellissima partita, siamo stati bravi comunque a sbloccarla e dopo il gol ci serve cattiveria, sia per fare il secondo che per non prenderlo al 92esimo. Zeman ha detto lezioso il Pescara, la sensazione è proprio quella, ti chiedo perché. Non so darti una risposta, sinceramente. Sappiamo che abbiamo sbagliato, sappiamo che siamo delusi, siamo amareggiati. Dopo il gol, ripeto, dopo averla sbloccata, nonostante oggettivamente una brutta prestazione, siamo stati poco cattivi a livello agonistico e ci è mancato il carattere, l'atteggiamento. Anche un po' la qualità, nel senso che con gli ampi spazi che poi concedeva la Fermana, quando è successo a Pontedera il Pescara ha fatto male, a Chiavari ha fatto male, con l'Olbia ha fatto male, oggi è tornato il Pescara di novembre. Sì, no, assolutamente, penso che ci è mancata cattiveria agonistica proprio sia con che senza la palla, magari arrivavamo tardi sulle seconde palle, non eravamo appunto cattivi quando dovevamo andare davanti a far male. Sappiamo che siamo il Pescara, siamo in casa, non si può pareggiare al 94esimo, soprattutto dopo averla sbloccata. Oggettivamente siamo stati poco cattivi sotto tutti i punti di vista. Pierno, io faccio una battuta per chiudere, potrà avere un contraccolpo questo gol subito al 48esimo? Ma guarda, non so risponderti, noi dobbiamo essere bravi a reagire subito, adesso viene la sosta, lavoreremo assolutamente, sia a livello fisico che mentale, perché ci serve lavorare, è l'unica cosa che possiamo fare, il lavoro, dobbiamo uscirne solo con il lavoro.